Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, in cosplay da youtuber, e questo è Diario di Viaggio on the road. Di cosplay in realtà ne parliamo dopo, per ora parliamo di una cosplayer che è anche nerd e che ha anche un bellissimo canale YouTube in cui ci parla dei riassunti delle cose nerd, telefilm, anime e talvolta anche videogiochi. Lei è Lilletta Eli, è stata anche nominata dal buon Yotobi, trovate il suo canale linkato sul doobly-doo e naturalmente sulla scheda, e appunto soprattutto ci parla di riassunti, di quelle che sono state le cose più nerd, alcuni cartoni animati o anime, o alcuni telefilm, serie di telefilm, o addirittura alcuni videogiochi un po' più particolari. E direi di cominciare parlando di anime, parlando di un cartone animato molto particolare che è stato veramente molto bello, sempre passando dalla sua incredibile traduzione, molto discutibile, e dai tagli che sono stati fatti dalla censura italiana, Orange Road, che in italiano è diventato è quasi Magia Johnny, quindi il primo video che vi segnalo, appunto, è il riassunto di È quasi Magia Johnny, che naturalmente trovate linkato sul doobly-doo e sul la scheda. I riferimenti saranno con i nomi dei personaggi in italiano, perché è a quelli che ci siamo abituati, ma naturalmente è molto ben fatto, molto interessante, dategli un'occhiata. E per restare sull'argomento nerd, direi di analizzare la trama di un videogame, Tomb Raider Angel of Darkness. Ora, non sono un grande appassionato di videogiochi, però ve lo segnalo perché ho apprezzato tantissimo la trama raccontata da Lilletta con quella sua grande e simpatica ironia, quindi Tomb Raider Angel of Darkness, lo trovate linkato sul doobly-doo e naturalmente sulla scheda, dategli un'occhiata perché è molto simpatico, e sempre restando nell'ambito nerd, perché non pensare alle serie televisive, ai telefilm, a quelle serie TV molto particolari? Ne ha trattate tantissime, Lilletta, ma ce n'è una che sicuramente merita di essere affrontata, soprattutto perché, data la complessità, è stato certamente un gran lavoro che c'è alle spalle. È un video molto lungo, devo dire, ma molto simpatico, molto divertente, non solo nel dare una chiave di lettura della serie televisiva, ma soprattutto proprio per l'ironia che comunque ci mette Lilletta. Ed è Lost, il riassunto di Lost, in 20 minuti buoni, e ci può anche stare, data comunque la complessità incredibile della serie TV. Quindi date anche un'occhiata al riassunto di Lost, che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Come ripeto, è lungo, sono 20 minuti di video, cerca di affrontare un po' quelli che sono i punti principali, spiega come funziona la serie. Ovviamente, se ancora state guardando Lost, devo dire che io ho interrotto la visione di Lost, poi ho detto prima o poi la riprenderò, c'è qualche spoiler, quindi tenetene conto. Quindi mi raccomando, andate sul suo canale, lei è Lilletta Eli, scrittrice, cosplayer e nerd che fa riassunti su YouTube, aiutata dal suo simpaticissimo gattone Indy. Da cui la mia allergia, no, sto scherzando, quella è dovuta ai pollini, nonostante il freddo siamo in primavera, ma lasciamo perdere questo argomento. E passiamo invece all'argomento del giorno, che ha a che fare con il cosplay. Innanzitutto una parentesi logistica. Questa puntata di Diario di Viaggio on the road sarà pubblicata domenica 13 marzo alle 8 del mattino. Mentre sarà pubblicata questa puntata di Diario di Viaggio on the road, io sarò al Sira Games, veramente in cosplay da youtuber, cioè nel senso che sarò al Sira Games a girare dei video, un pochino di tutta la manifestazione, di tutto l'evento, di quello che ci sarà. È una manifestazione che mi incuriosisce tantissimo per molti motivi, certamente per quello che è l'evento cosplay, per quello che è l'evento videogame, per quello che è l'evento youtuber, un po' come argomento generale, e un po' perché appunto è una manifestazione che si tiene a Siracusa, che potrebbe dare visibilità a Siracusa, visto che queste realtà di solito prendono altre città. Il cosplay
che cos'è? Il cosplay è un modo che hanno le persone di vivere il loro fumetto, il loro manga, o il loro anime preferito, o il loro racconto o romanzo di fantascienza. Abbiamo cosplay di Harry Potter, il modo di vivere, non lo so, il loro personaggio preferito. Probabilmente, secondo me, se cerchiamo ci saranno anche cosplay, che ne so io, dello Chef Tony. Scherzi a parte, è un modo molto simpatico di, appunto, vivere quello che è l'atmosfera e l'ambiente e i personaggi di un determinato argomento, che può essere appunto un manga, un anime, un romanzo, un racconto e via discorrendo. È un modo di dirlo che può essere fatto con passione, ma che spesso richiede anche un certo investimento economico. Ci sono dei cosplay veramente fatti molto bene, molto curati, nel dettaglio, in cui si vede che non c'è solo una semplice passione, ma c'è proprio una grande passione, una grande attenzione per i dettagli. Mi ha sempre affascinato il mondo del cosplay. Io non seguo tantissimo quello che è l'argomento manga, l'argomento fumetti, l'argomento anime. Ci sono degli anime che seguo, sto seguendo per esempio Naruto e One Piece, ma lo faccio a tempo perso e appunto seguo solo gli anime, non vado ad approfondire il fumetto, le storie collaterali, la storia dei fumettisti, eccetera, perché è un argomento che trovo un modo per rilassarsi, ma del quale non voglio andare ad approfondire troppo. Però, per esempio, mi è già capitato in Eterna Comics di vedere molti cosplay tratti da entrambi i fumetti, fatti veramente molto bene, che mi hanno strappato più che un semplice sorriso. Ciononostante, so che ci sono tantissimi che comunque vedono il cosplay come un fenomeno di costume, appunto. Un fenomeno di costume forse stupidino, forse una vera e propria carnevalata, per così dire. Ed ecco quindi la mia domanda. Voi che cosa ne pensate? Voi siete dei cosplayer attivi, oppure semplicemente vi piace, come piace a me, andare a vedere manifestazioni dove ci sono persone in cosplay? Siete delle persone che investono molto tempo e denaro nel cosplay? Oppure no? Oppure lo trovate una carnevalata ridicola? O lo trovate un inutile dispendio di tempo, denaro ed energie? O la trovate una cosa simpatica da andare a vedere, ma della quale non vi trovate molto pronti o propensi a partecipare attivamente? Non lo so, fatemelo sapere con un commento, oppure come sempre su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Bene ragazzi, io direi che ho concluso. Naturalmente vi ricordo che se c'è un argomento che vorreste io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmelo sapere anche questo con un commento qua sotto. Vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o su Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Vi ricordo inoltre di iscrivervi anche al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo, sull'annotazione e sulla scheda. In questo modo riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E detto questo, come sempre, grazie per essere arrivati in fondo a questo vlog, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!